Salve a tutti, questo è un video di risposta a un utente perché non ha visto tutto lo stereo in funzione. Allora, adesso faccio un video che faccio vedere tutto e faccio sentire tutto. Allora, le due casse sono collegate alla A, sono le sue originali, ovvero quelle due grandi. Queste. Poi in aggiunta sulle B ci sono queste due. Questo uno di uno stereo Akai e questo di un altro stereo Pioneer. Queste casse qui sono di questo amplificatore che mando questo subwoofer che poi verrà sostituito. Questa qui è solo messa così perché ci devo lavorare ancora sopra, perché qui è provvisorio solamente per provare, gli ho messo sta schifo qui, questo qua, però poi verrà chiuso, verrà fatto tutto. Poi allora ci sono queste collegate alla B, canale sinistro, e questa al canale destro. Questo subwoofer ha una potenza di 600 watt, mentre quelle hanno 100, 120, 120, 100 e queste qua saranno anche queste sui 100, mentre questo è 600 watt. Allora iniziamo in ordine, quindi partiamo dal tuner. Funziona. Adesso non prende bene perché si è staccata l'antenna dietro. Comunque. Allora, abbiamo visto, aspettate che magari metto un po' meglio. Vabbè. Ah, era staccato, no? Perché avevo spostato lo stereo e quindi comunque il suono di questo stereo è veramente ottimo. Il basso è ricco e potente, non è un basso secco, anzi è un basso morbido. Si sente molto bene e la cosa più importante è equalizzarlo bene. Togliendo le 400 Hz un po', ho eliminato un rumore che c'era con certe canzoni, sentivo cose così, no? Allora, abbiamo visto qua c'è l'equalizzatore, poi passiamo al fono, il giradischi, qua ci sono i nastri, qua ci sono i dischi. Proviamo il giradischi con una canzone dei Beatles, Sgt. Pepper's. Questi sono quei dischi rifatti, cioè sono praticamente sono quelli moderni, sono stati incisi l'anno scorso perché li ho ricevuti a Natale. Allora, facciamo l'automatico. Questo manda il subwoofer.
Ok, abbiamo visto il giradischi. Vabbè, lo metto via dopo. Ora, qui abbiamo un lettore CD, che sarebbe DVD, per leggere i CD in MP3. Perché il Sony non li legge in MP3. Solo le casse originali. Solo quelle le altre tutte. Suono pulitissimo. Ok, poi abbiamo le cassette. Cambio la cassetta, che ne prendo una buona. Ok, sto cercando una cassetta perché ne avevo una. Dunque, eccola qui. Allora, questa qui è solo per il play. Questa qui e questa è per per registrare. Perché non come si dice? Non registra bene. Però questo sistema. No, lato sbagliato. Aspettate che è finita la canzone, torniamo un po' indietro. Ok, abbiamo visto una piccola cosa ad alto volume. E, dunque, questo piastra cassette ha una bellissima funzione. Ora vi faccio vedere, per esempio, se noi prendiamo una cassetta, no? Questa è alla fine, lo faccio apposta. Mando un tocco indietro. Cosa facciamo? Schiacciamo questo qui, relay play, mandiamo in play. Questa qui è già finita, quindi simuliamo come se stesse finendo. Mettiamo play qui e play qui. No, aspettate. Troppo. Allora, mettiamo play qui e play qui. Guardate, quando finisce la prima cassetta, parte l'altra. Forse l'ho rivolta troppo. Guardate. Senza fare niente, quando finisce il nastro, parte l'altra. Visto? Intelligente, no? Ok. Una parte l'abbiamo vista. Adesso. Un momento. E allora, questa piastra cassetta qui funziona.
Anche in play, però adesso non si sente perché. Però vedete che i vomiter vanno. Però sì, questa qua funziona bene solo per registrare. Poi passiamo su CD. Ok, possiamo partire. Il sub verrà poi sostituito. Grazie per la visione, ciao a tutti.